C'è solo un modo per essere informato sui paesi dell'entroterra siciliano. Magaze.it. Cronaca, politica, sport, cultura, eventi. Magaze.it. Da voce al cuore della Sicilia. www.magaze.it. Il quotidiano online dei Monti Sicani. Le formazioni in campo. Il Licata di Tommaso Napoli presenta in porta Fagone, numero 2 Pira, 3 Piangente, 4 Butticè, 5 Armenio, 6 Sempre Vivo, 7 Iannello, 8 Grillo il capitano, 9 Nuccio, figlio dell'allenatore dell'Acragas Santino Nuccio, 10 Bennardo, ex bomber del Favara, 11 Mustafa. Il camarat di Renato Maggio risponde con Pellitteri tra i pali, Bonito, Fragapane, Canzoneri, Canfarotta, 6 Privitera, 7 Azzarello, 8 Cumbo, 9 Pane Pinto, 10 Marco di Piazza, 11 Licastri. Angolo per il capitano Grillo, attenzione, il cross in aria, la palla è lì, con le mani ha colpito un giocatore del Licata e la munizione è sacrosanta per Bennardo, che ha provato a schiacciare il pallone con un gesto pallavolistico. E allora subito cartellino giallo per Bennardo. Marco di Piazza per Canzoneri, buona chance per il camarat Canzoneri, attenzione Licastri, Licastri la botta, la parata di Fagone, palla gol per il camarat al quinto del primo tempo. Attenzione, salgono anche i difensori centrali del Licata, parte Grillo, la sua palombella, la palla è lì, rete, ha segnato il Licata con Bennardo, rete del Licata, Bennardo al settimo minuto, sblocca il derby, esplodono i tifosi del Licata, eccoli lì, far festa, Bennardo. Parte Privitera, Fragapane, la palla gol, fallita clamorosamente dal giovanissimo Fragapane. Iannello, il duello con Azzarello, superato, ancora Iannello, il cross per Mustafa, attenzione, stop, tiro, parata di Pellitteri, palla gol, colossale per il Licata. Entra deciso su Grillo, attenzione Panepinto, supera due avversari, Panepinto, attenzione, Licastri alla palla buona, Licastri la botta, Fagone salva il Licata. Licastri se ne va, attenzione, Licastri entra in aria, Licastri, ancora Licastri, la conclusione, Fagone c'è. Attenzione a Bennardo che serve Nuccio, si accentra Nuccio, attenzione Nuccio è libero, Mustafa riceve il pallone, Mustafa, il tiro sul fondo. Il Licata ha sprecato il 2-0. 35esimo del primo tempo, Camarat 0 Licata 1, parte Privitera, il suo cross, attenzione Fagone, ancora lui, tiene in vantaggio il Licata. Angolo battuto, Privitera, parata, poi Licastri non riesce a metterla dentro. Il Licata si era addormentato, ma Fagone compie un altro miracolo su Gioacchino Privitera. Fischia Marrazzo, parte Privitera, è un tiro in porta, Fagone, ancora lui, salva il Licata e lo tiene ancora in vantaggio. Parte Privitera, la conclusione, palo, rete, ha segnato il camarat con Licastri ed è un pari strameritato per il camarat, esplode lo stadio del Salaci, Licastri pareggia per il camarat, punizione di Privitera deviata dalla barriera, il palo e poi tapin vincente di Daniele Licastri per l'1-1. E con largo anticipo, senza il recupero, Marrazzo decreta la fine del primo tempo, 1-1, Bennardo per il Licata, Licastri per il Camarat, i due bomber decidono finora il derby. Privitera, il cross, attenzione, la palla è lì, spazza via Butticè, Canzoneri, la sua conclusione, Fagone. Parte Grillo, il suo cross, la palla è lì, poi Nuccio e Pellitteri, salva il Camarat. Palla gol per il Licata, il passaggio per Mustafa, non c'è fuorigioco, Mustafa, la conclusione, Pellitteri, sempre lui.
passaggio lungo per Bernardo, non c'è fuori gioco, attenzione Bernardo, tu per tutto Bellinteri, Bernardo, poi, ma c'è fuori gioco, il gol non è valido, il fuori gioco è nettissimo. Angolo per il Camara, attenzione Primitelli, la conclusione, Fagone! Bisogna fare una statua al portiere del Licata che sta salvando la propria porta. Il Camarat, Azzarello, la palla è lì, Marco Di Piazza, esce Fagone con i pugni, allontana Primitelli, la conclusione sul fondo. Applausi per il Camarat. Grillo, giù, il fallo di Ricastri, lascia proseguire per il vantaggio l'arbitro, Iannello, attenzione, Iannello, la conclusione, Pellitteri, sempre lui, dice di non Licata. Parte Nicola Bonito, Fagone grida, vuole il pallone, ma esce con le mani fuori dall'area di rigore, attenzione, e il regolamento dice che Fagone deve essere espulso. Punizione per il Camarat, l'arbitro non prende nessun provvedimento. Piazza è libero a sinistra, allora ha spazio per accentrarsi e provare il cross, eccolo sul secondo palo, la palla che sfiora la traversa e termina sul fondo. Parte Grillo e un tiro in porta, Pellitteri, sicuro. Il suo cross sul secondo palo, Bernardo di testa, palla sul fondo, palla gol per il Licata con Bernardo. Pane Pinto al centro per Marco Di Piazza, Primitera, il cambio gioco per Licastri, attenzione Licastri, la porta è vuota, Licastri non va! Clamoroso, allo stadio dei Salaci, il Camarat ha avuto la palla della vittoria con Licastri. Poi Licastri giù, non c'è fallo, si prosegue, Marrazzo non fischia più e allora chance per Devola. Devola entra in aria, attenzione, su di lui Canfarotta, spalle la porta per Devola, doppio passo, il cross buono, esce Pellitteri, perde il pallone, Piazza a rete, ha segnato il Licata, Pellitteri ha commesso la papera clamorosa e il Licata al 91esimo ha segnato con Stefano Piazza. Ogni commento è superfluo. Piazza non ha perdonato e il Licata sbanca lo stadio dei Salaci grazie ad un errore di Vincenzo Pellitteri. Ha ammutolito lo stadio dei Salaci. C'è sconforto in casa Camarat al 91esimo. L'ex Favara, Piazza, castiga il Camarat, attenzione, angolo, traversa, no, la palla rimane in campo, incredibile, la traversa di Primitera. E finisce qui la partita, vince il Licata, 2-1 contro il Camarat, papera di Pellitteri. Al 91esimo e il Licata sbanca lo stadio dei Salaci, 2-1. Quanto brucia, fa male perdere in questa maniera? Ma assolutamente niente, io sono contento per un allenatore vedere la propria squadra giocare a questi ritmi, a questi livelli, con squadre blasonate come il Licata e far divertire il mio pubblico. Penso che per un allenatore è la cosa più bella, che poi il risultato poteva essere a nostro favore o, come è successo, a favore del Licata, conta poco, non può macchiare una grossissima prestazione, un episodio, un piccolo errore che è successo, ragazzi. L'errore l'ha fatto pure Licastri, poteva fare a lui il 2-1, è stato bravo il difensore del Licata a salvarla sulla linea e vedi caso al momento giusto ti hanno castigato. Però la prestazione per me è stata ad altissimi livelli, faccio i complimenti a Licata che sta dimostrando di essere una buona squadra e di conseguenza mi fa felice che la mia squadra giocare ad armi pari
con un Licata, questo mi rendo conto che ho fra le mani una bellissima squadra. Il portiere del Licata ha fatto un po' la differenza? Ma in effetti Fagone è un grosso portiere, come portiere bravo il nostro Pellettieri, tutti e due si sono, io penso che la differenza oggi l'ha fatta in assoluto fra Capane, un ragazzino del 93, giocare contro questi giocatori e giocare come se il ragazzo è da 20 anni che gioca, questo non può farmi che piacere, e non ho niente da rimproverare a nessuno. Faccio tutti i complimenti principalmente ai nostri tifosi, anche tifosi Licata, che oggi si sono divertiti e il risultato conta per la classifica, ma per quanto riguarda il lavoro visto in campo mi rende felice. No, la fortuna non guasta da nessuna parte. Se guardo attentamente e faccio un'analisi di queste partite qui, e penso che tu ne sei al corrente perché sei uno che calcio lo mastica anche abbastanza bene, diciamo che sono stato sfortunato a Valderici, sono stato sfortunato a Castelvetrano, ogni tanto dico la fortuna, mi dispiace perché gli amici del Camarat che hanno fatto una grandissima partita, ma su questo non avevo dubbi perché è una grande squadra, costruita bene con giocatori importanti, però io dico che la fortuna bisogna anche prendersela attraverso il sacrificio e l'umiltà, e questa è stata una squadra che potevamo chiudere la partita sul 2-0 il primo tempo e abbiamo subito l'1-1 perché abbiamo avuto 5 minuti di sbandamento, potevamo subire il secondo gol da parte loro e non è stato fatto, ma anche noi abbiamo avuto 3 occasioni dove Pellitteri è stato bravo con respinta di pugno, di piede, un gol annullato, ma penso che era fuori gioco di Iannello. Però ho visto 2 squadre che hanno giocato a calcio e penso che in eccellenza di queste partite qui se ne vedono ben poco. Tu giri tanto. Ritorna il sorriso grazie alla tua bimba, ma quanto brucia questa sconfitta? Ma brucia tantissimo perché abbiamo fatto una grande partita e perdere così in questa maniera fa molto molto male. E credo che comunque oggi si sia visto un grande Camarat e un Fagone che se parasse così tutte le partite credo che giocherebbe in Serie A. Ma siccome oggi ho avuto tanta fortuna, anche nell'ultimo tiro mio al 94esimo da centrocampo, la palla ribalza, cammina sulla traversa e poi prende, insomma, oggi una partita ci lascia l'amaro in bocca, però chi si guarda la partita capisce che il Camarat può arrivare tranquillamente, e sottolineo tranquillamente, ai playoff.